Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 4 di settembre e questa mattina voglio farvi più che una lezione delle informazioni. Allora, intanto parto col dire a tutti coloro che tentano di usare il mio materiale a sproposito. Allora, da oggi vi presento tutti i cicli che ho fatto in questi anni. Ve li presento. Ovviamente non è che ve li insegno, ve li po posso far vedere cosa ho fatto in questi anni di ricerca. Allora, il primo ciclo che ho fatto sono le lune delle Patta, però è una tavola sola. Poi attraverso la cartelletta rosa ho traslato tutti i cicli in sette cicli, perché i cicli sono sette, partendo da Saturno che va a ritroso. Saturno, Giove, Marte, Mercurio, Venere, la Luna e tutto il resto. Allora, fate conto che io ho sette cicli di questa roba qua. Questo è il ciclo di Mercurio, 7. 7 per 36 e i cicli sono 98. Vedete un po' che materiale ho da poter consultare e sono tutti precisi. Allora, questo è il ciclo di Mercurio e questo è il ciclo della Luna. Allora, quando io spiego che ho numerato i cicli non è dall'1 al 90, i cicli si susseguono dall'1 al 5, al 9, al 13, 17, 21 e così via. Quindi i cicli si dispongono, si contano o comunque si traslano, si numerano 36 per 3, che siamo sempre nel ciclo 1. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio nel ciclo della Luna, che è questo, io ho il ciclo della Luna e prendo il governatore di Giove. Il governatore in questo caso è Giove. Cosa vuol dire? Vuol dire che il governatore di Giove mi dà il 25 con il suo vertibile. Se volete scrivere qualcosa potete prendere una biro e prendere degli appunti e poi verificare. Dopodiché, una volta che ho preso il governatore che scelgo Giove in questo caso, io vado in qualsiasi pagina. Qua, nello stesso punto dove ho Giove, no? E prendo il numero corrispondente che è il 41. Quindi ho un ambo. Qua io formo un ambo poi in quartina perché mi servono i vertibili. Quindi ho il 25, 52, 41 e 14. Ciclo di Mercurio, governatore Giove. Giusto? Ok. Poi potete andare a verificare, eh? Perché poi magari ci sarà qualcuno che ha la pretesa di vendervi queste su Facebook, magari, no? Qualcuno che vuole vendervi le previsioni a 30 euro. Quando io qua le so, c'ho tanto di quel materiale da paura qua. Perché per esempio qua al posto di 5, del 25 di Giove, io cos'è che posso andare a prendere? Che ne so, Saturno 16. Che se vado da un'altra parte, nell'altra pagina, con Saturno 16 ho 40. Corretto? Qua. Fate conto che questi cicli ne ho 7. Ora, per ca farvi capire come funziona, io prendo il ciclo, prima ho preso il ciclo di Mercurio, adesso prendo il ciclo della Luna. A Giove, no, scusate, aspetta, Allora, nel ciclo della Luna. Prima ho preso quello di Mercurio, adesso quello della Luna. A Giove ho il 10 e nella prossima pagina che sono andata a consultare qualsiasi Giove nella stessa posizione ho il 26. Quindi cosa vuol dire? Che ho preso due cicli, Luna e Mercurio, governatore Giove, che mi danno questi numeri che voi vedete scritti qua con la biro stamattina.
25, 41, 10, 26 con i suoi vertibili. In pratica io cosa vi sto specchiando? Un ambo in quartina, è corretto? Peccato che i miei numeri sono garantiti ed escono ogni mese, quindi il giocatore non ha bisogno di fare chissà quali circonnaviganti, no? Perché vi bastano due numeri, un ambo in quartina, è corretto? Poi è vero che voi volete la ruota, io la ruota per il momento non mi serve, no? Perché con tutto il materiale che ho, io posso sfruttare questi numeri vincenti senza la ruota, però questa è la mia politica. So che non è la vostra, ma la mia è senz'altro. Ora, io invito tutti voi ad andare a controllare. Per esempio, a luglio di quest'anno, il giorno 2 di luglio a Milano ha fatto il 14,41 e sempre a luglio a Napoli ha fatto il 10 col 26. Dovete tenere presente che dal momento che ho preso due cicli ma lo stesso pianeta nella stessa posizione, questi numeri qua faranno gli incroci, il 10 uscirà col 25, col 41, 14 e il 26 col 52. Ovviamente quando si mettono assieme i numeri in questo modo si fa il filotto, serve per fare eventuali terni, non più gli ambi, perché già gli ambi li ho qua, ho il 25, il 41, il 10 col 26. Ora, se io prendo il ciclo di Marte, adesso me ne manca altri tre, perché anzi altri quattro, che sono sette, ciclo del sole via discorrendo. Se io vado a Giove qua, in questo caso, ho il 7. Allora, come vedete, i cicli sono sempre gli stessi, quello che si sposta sono i pianeti. Quindi, se io giro la pagina, a Giove ho il 7 col 40, dunque a Giove ho il 7 e Giove qua ho il 43, quindi prendo il ciclo di Marte e sempre il governatore Giove. Ho il 7 col 43. Cosa voglio dimostrare io con questo stamattina? Voglio dimostrare a tutti, a qualcuno o qualcuno che ha la pretesa di inseguirmi o di discriminare il mio lavoro o di renderlo un lavoro inutile, che è difficile stare dietro me. Anzi, no, uso la parola impossibile. Stare dietro me è impossibile. Perché vi perdete nei meandri del nulla. Perché io adesso vi prendo il ciclo, questo ciclo, che non è più gli stessi cicli, è un altro ciclo ancora, è il ciclo della luna a ritroso. E se voi avete voglia di scrivere qualcosa, vi dico che nel segno della bilancia e gemelli, sia la bilancia che i gemelli, ascoltatemi bene, voi avrete dal 53 al 59 un filotto che farà 53, 54, 55 la luna e 55, 56, 57 sono due terzine che usciranno sia in giugno sia in ottobre. E questo è un altro ciclo che ho fatto da tantissimi anni, li ho già pronti, quindi mi basta solo consultarli. Allora, provate a immaginare, allora uno che non ha materiale, perché serve avere il materiale, no? Per poi poter realizzare questa roba. È corretto? Servono dei testi, serve studiare l'astronomia, serve capire i cicli come funzionano e soprattutto serve avere le tavole. Allora, queste tavole non me le ho inventate io. Il ciclo della Luna, che inizia con Luna, Saturno e Giove, non l'ho inventato io, sono dei cicli che io trovo su determinati libri, antichissimi libri di astronomia e astrologia, che mi permettono di realizzare poi e di numerare. Queste sono le scoperte o comunque le ricerche che ho sempre fatto in tutti questi anni e vi posso garantire che sono precisi. Se noi prendiamo il ciclo di Mercurio, Mercurio fa Mercurio, Luna e Saturno. Si spostano i pianeti, ma i numeri sono sempre gli stessi, i cicli sono sempre quelli. Infatti ho
Qua Giove 25 a Mercurio, mentre nella Luna Giove ce l'ho al 10. Vedete come cambia la solfa? Quindi stare dietro a me e continuare a disturbare il mio lavoro o continuare a scrivere che il tallottologo è più bravo di me. Io non sono più a fare la gara con nessuno, signori. Se io apro questo e lo apro qua, allora, qua mi dice che la Vergine, il segno della Vergine, quindi questa mese, e il Toro, che sono segni di terra, nel ciclo della luna, attenzione, è dal 57 al 63, è un filotto dal 57 al 63, che potete formare due terzine che sono 57, 58, 59, 59, 60 e 61. Quando uso il 59 non è che mi sono confusa, sto usando il 59 perché faccio due cicli legati, che è luna e sole. Quindi 57, 58, 59, 59, 60, 61 usciranno in settembre e anche in maggio. Ora, se io giro ancora la pagina qua, cosa mi dice? Mi dice per esempio che nel segno tra i pesci e lo scorpione, che sono segni di acqua, ho dal 36 al 42. Pesci e scorpione. Ora, io oggi ho iniziato a presentarvi questi cicli, no? Ve li presento questa mattina. Io domani mattina ve ne presento degli altri, perché se non ho fatto la fotografia, ma ho un mobile pieno di scartoffie, pieno di cicli che ho io combinato, o comunque, adesso vi faccio vedere, questa è la famosa cartelletta rosa. Qua c'è il famoso ciclo di 28.000 anni, il quale mi permette poi di poter realizzare tutto questo materiale qua. E qua, signori, qua, io vi sto dando gli ambi secchi, 25 e 41, vi do degli ambi esattamente, esattamente come i lottologi, o comunque quelli che fanno il lotto tradizionale, pensano di darvi l'ambo secco con i numeri laterali. Io vi do un ambo secco con i vertibili perché funziona così. Almeno per il lavoro che faccio io, per gli studi che faccio io, non esistono i numeri laterali, esistono i vertibili. Questo parlo di me, del lavoro che faccio io, degli studi che ho sempre fatto io. Quindi, ribadiamo la storia. Se io apro ancora il ciclo di Marte, ho il ciclo di Marte, che è il ciclo appunto di Marte, e il governatore in questo caso è Mercurio, che ho il 4. Quindi io giro la pagina e ho Mercurio al 68, 68, 68. Quindi questo è un ambo secco, con i suoi vertibili. Voi potete immaginare qua, ho 36 anni, 36 per 3, e 36 sono qua. 36 per 3 è il primo ciclo, ma i cicli sono 96. Provate a immaginarvi quanti ambi io potrei pubblicare. Ne parlavo ieri con un signore del mio gruppo, no? E perché qualcuno può sollevare l'obiezione, dice, ma perché non li pubblica? Perché poi in realtà c'è chi stamattina verrà qui sul mio canale, prenderà questa roba e ve la vende. E voi la comprate. Voi giocatori siete disposti a comprarli anche a 1 euro, anche a 2 euro, anche a 3 euro. Voi siete disposti a comprare i numeri. Quando poi in realtà io ho qua tanto materiale che ne parlavo ieri, appunto, che a ora della fine non saprei cosa farmene, ma non solo adesso, sempre, perché o uso una cosa, non è che poi mi posso giocare tutti gli ambi che ci sono qua, o che ci sono qua nel ciclo della luna. Nel ciclo della luna, per esempio, su Marte ho il numero 11.
no? E se io volto la pagina, sempre nel ciclo della Luna, su Marte ho l'87. Questo è un abosecco, con i suoi vertibili, perché non voglio. Pensate che ne ho sette di questa roba qua. Adesso non li stavo cercando, ne ho trovati tre. A domani vi presento gli altri quattro, li ho fatti tutti. Allora, voi capite che una che è in mano tutta questa roba qua, come me, che sono un genio, io sono il genio del lotto, sono geniale, mi sono sgobbata, studiata tutta questa roba qua nell'arco di tanti anni e con una precisione inverosimile io vi posso dare i numeri garantiti, i numeri vincenti. Poi le ruote chi le vuole se le va a cercare o si gioca la ruota che vuole. Domani io vi faccio vedere che ho un ciclo che dai 17-19 anni, che è un altro ciclo che ho fatto, un ciclo formidabile, il ciclo delle lune patte che è fuori vi presento anche quello e vi presenterò tutti e sette questi cicli che danno appunto gli ambisecchi. Ve li do, domani se mi volete seguire vi darò per esempio il ciclo del sole, che dà due strati, perché qualcuno ha scritto che anche i bambini sanno contare gli strati. Allora, un conto è conoscere gli strati, un conto è conoscere un ciclo e sapere esattamente che dopo il 37, che è uscito la volta scorsa, il ciclo va ritroso, non ho il 38 e il 39, torno indietro. Quindi non so se un bambino sa la matematica tornando indietro, perché noi, quando siamo andati a scuola, tutti noi, la matematica qua si contava andando avanti, non a ritroso. Io conto a ritroso, signori, che è abbastanza difficoltoso. La mia matematica è contemplata, la mia, se così si può chiamare, i miei calcoli, è contemplato anche lo zero, dal 99 allo zero. Io non faccio fuori il 90, per me non esiste fuori il 90, esiste il 99 che fa parte del ciclo. No, del ciclo di 36 anni non posso togliere il 90, fare fuori 90. Devo contare 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 0 e 1. Il momento in cui io faccio fuori 90, il mio ciclo lo posso buttare nel cestino della carta, per dirti, per non un altro posto. Quindi capite? Allora, tutti gli sforzi che qualcuno fa a starmi dietro, contestare e fare azioni di disturbo è inutile. Perché io da domani pubblico gli ambisecchi e forse magari azione di disturbo, spero di non farlo, ma spero che i giocatori sfruttino i miei numeri per pagarsi le bollette del gas. Questo è il mio obiettivo in questo periodo. Poi io ho messo in preventivo che qualcuno li prende e li può vendere. Io questo l'ho già messo in preventivo. Ovviamente questo dipende dai giocatori, da quello che vogliono. Perché vedete, se io vi dico che esce il 25 col 41 e qualcuno vuol darvi la ruota, se avessi la ruota garantita ve la do io. 25-41 con i vertibili, attenzione che diventa sì un ambo, giocate l'ambo ma con i vertibili che diventano 4. Allora parliamoci chiaro, io non è che faccio la misteriosa, le ruote sono 11, è corretto? Conosco le ruote del sole, conosco le ruote della luna, conosco tutte le ruote in quale modo escono, però se vi dico che il 25-41 qualcuno metterà la ruota, ma se avevo la ruota ve la davo io la ruota fissa. Pensate che figurone che ci avrei fatto. Per esempio, Giove, visto che allora qua siamo nel ciclo di Mercurio. Il governatore è Giove. Giove governa la città di Taranto, che
che ha una latitudine diversa da Bari. Quindi, dato che non abbiamo la ruota di Taranto, noi avremo la ruota di Bari, giusto? La ruota di Bari, latitudine 41, guarda caso. Però abbiamo anche la latitudine di Roma che ha la stessa latitudine, che è 41. Quindi potenzialmente questi 25 e 41, come ambo invertibili, potrebbe, lo dico al condizionale, uscire su Bari e su Roma. Però Giove governa Taranto, la città di Taranto. Che non è la stessa latitudine di Bari, è un'altra, è diversa, adesso non mi ricordo qual è di preciso, ma è quella. 40, la latitudine 40 è quella di Napoli e il 39 è quella di Cagliari, quindi siamo vicini, no, a questa latitudine, quindi i numeri balzellano di qua e di là. Ora io lancio un messaggio che so che non sarà ascoltato, lo so, lancio un messaggio alla persona che mi sta inseguendo. Ricordate, allora, fate conto, no? Che si sta percorrendo i 100 metri. Io ho 20 anni di allenamento e dietro di me c'è uno con la gamba sifolina, che a Milano si chiama sifolina, una gamba che non riesce a muovere. È difficile, no, starmi dietro. È difficoltoso, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che pur di star dietro me, uno si inventa anche le cose, ma inventarsi questa roba qua, poi se ne accorgono i giocatori, perché i giocatori a torta finita poi se ne accorgono, no? Che uno usa i miei numeri, che si è aperto un gruppetto in Facebook e porta lì la mia roba, che ve li vuole vendere, oltretutto, che copiarli sarebbe il meno. Perché copiarli, vabbè, diciamo che si chiude anche un occhio, ma ve li vende. E vuole 30 euro, che non sono poi pochi, no? 30 euro per una previsione. Comunque, ricordatevi, scrivetevi, fate un promemoria sul vostro telefono, controllate queste previsioni perché io domani vi presento tutti e sette i miei cicli, tutti e sette. E ricordatevi che il 25-41 è legato esattamente al 10 e al 26. Questi qua saranno legati. Voi vedrete all'estrazione del lotto che il 10 uscirà col 52 o col 14 o col 41 e 62 fa la stessa cosa, il 25 fa l'incrocio col 26. Non si può stare dietro me, è impossibile. Stare dietro me diventa impossibile. Perché vedete io con quale facilità apro questo? Vede, io non ho bisogno di fare i conti su qua. A me questo non mi serve, questo. Per me questo è già finito, finish. Io apro questo. Sono sul ciclo di Marte. Il governatore con la Venere ho il 17 e se io apro sempre nel ciclo 41 sulla Venere ho 57 e questo è un ambo con i vertibili perché io uso i vertibili, non uso i consecutivi. Se io ho il 17 non uso il 18 perché se i cicli sono a ritroso potrei avere il 16. I consecutivi non si usano mai, ma si usa il vertibile. È il vertibile che dà il valore a questa roba qua, insomma. Perché i numeri fanno da specchio. Dal momento che il bioritmo torna indietro, quando io ho il 17, non devo dare per scontato che ho il 18. Devo dare per scontato forse che ho il 16. Che è un altro film. Perché se il 17 facciamo ipotesi di questo mese si tira dietro il 16, poi arriva il 18, ma nel frattempo si tira dietro quello dietro, quello dietro, quello a ritroso. Funziona così. Allora, queste cose diciamo che sono miracolose, secondo me,
È fonte di studio. Io me le sono studiate per anni, 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 anni. Quindi stare dietro a me adesso all'improvviso, no? Voler fare i fenomeni, gli scienziati e voler. Non serve a nessuno, non serve a me, non serve a voi, non serve a nessuno. Se poi qualcuno vuole indicare la strada a voi giocatori di seguire altri lottologi, ovviamente voi siete liberi di fare quello che volete. Su questo non ci piove. Buona, domani mattina farò un altro video di questo tipo. Sono arrivata a 25 minuti. Io vi auguro una meravigliosa giornata a tutti. Grazie per l'attenzione. Ciao.